la Fondazione Banfi nasce, non tutti lo sanno, ben 30 anni fa, 31 per l'esattezza, il 2 maggio del 1986, con riconoscimento del decreto del Presidente della Repubblica. E però per molti anni rimane dormiente, rimane una fondazione che, pur lungimirante nelle sue proposte, nella sua progettualità, è una fondazione che ha proprio come obiettivo, oggetto statutario, quello di promuovere, diffondere e valorizzare la cultura, lo studio e la ricerca del vino in tutte le sue forme, in tutte le sue espressioni. Dicevo, per ben 30 anni rimane dormiente, si occupa di operazioni di piccolo cabotaggio, ma comincia a sviluppare al proprio interno il desiderio di un progetto grande da donare a Montalcino, al territorio di Montalcino, alla Toscana, all'Italia tutta, un progetto relativo a un qualcosa che non c'era, un osservatorio, un centro studi, un'alta scuola sul Sangiovese, e lo fa pensando in grande, pensando di coinvolgere dei grandi dal mondo accademico, grandi professori, e non è un caso che affida appunto al professor Scienza e al professor Mattiacci, uno per il campo tecnico agronomico, l'altro per il campo economico marketing, lo sviluppo di questo progetto. Un progetto che nasce oggi al Vinitaly, nasce con questa conferenza stampa e nasce appunto col desiderio di donare, di essere, cioè di restituire, questa è la nostra filosofia di Banfi, restituire quello che questo grande territorio ci ha dato negli anni, e di farlo in grande stile, di farlo con un progetto importante, ambizioso, che nascerà a Montalcino, che si svilupperà all'interno del complesso di Sant'Agostino come sede, diciamo, dei lavori, della didattica, della ricerca, ma come ha tenuto a precisare il professor Scienza, sarà una ricerca anche sul campo, una ricerca che attraverso le summer school, le winter school, la prima summer school partirà subito, partirà a settembre del 2017, quindi tra pochissimi mesi, ha proprio l'intento di formare le nuove classi così manageriali nel campo del vino, sia a livello tecnico, agronomico, e a livello economico manageriale. Lo fa appunto con una grande ambizione, ma lo fa partendo con il piede giusto, con una grande fondazione, con una grande azienda a sostegno, con un territorio incredibile, quello di Montalcino, e con l'augurio che tanti altri soggetti del mondo istituzionale, del mondo produttivo parteciperanno a questo ambizioso e grande progetto di sviluppo del Sangiovese e del vino italiano del mondo. L'obiettivo primario della fondazione è di contribuire al progresso della viticoltura il cinese, questo è logico. Gli strumenti sono fondamentalmente due: da un lato creare formazione, cioè dare formazione ai tecnici, in modo tale che quello che serve in questo momento è conoscenza sui territori, conoscenza sulle varietà, conoscenza sul modo di coltivare, conoscenza sulle tecniche enologiche. Prima cosa, un messaggio che non è riservato a Banfi, ma che è diffuso a tutto il territorio, non solo il cinese, toscano, del Sangiovese. L'altra cosa è quella delle ricerche, quindi anche qui scegliere con le persone che si occupano di produzione nelle varie zone toscane, ma Montalcino in particolare, degli argomenti che sono giudicati prioritari. La possibilità di identificare con dei marcatori chimici i vini che vengono prodotti nei vari territori, adesso abbiamo quella possibilità, la possibilità di eventualmente lavorare su Sangiovese con resistenza alle malattie, la possibilità di sviluppare degli studi di genetica per andare agli ancestrali del Sangiovese, vedere veramente quali sono tutte le parentele lontane di questo vitigno. Quindi ci sono molte possibilità su cui lavorare.